Sulla spiaggia di Cava dell'Isola è in corso di esecuzione il primo intervento di messa in sicurezza del costone franato sull'Arenile nei mesi scorsi. Costone il cui cedimento non è dovuto all'evoluzione morfologica della fascia costiera, così come qualcuno sostiene, perché la spiaggia è ancora ben difesa dalle mareggiate, bensì alle trasformazioni urbanistiche che nell'ultimo cinquantennio sono state consentite nei territori sovrastanti dal potere politico padronale e clientelare ai vari livelli istituzionali, dall'amministrazione comunale alla sovrintendenza e beni ambientali di Napoli e alla regione Campania. L'esecuzione di questi primi lavori ha messo immediatamente sul chi va la parte della cittadinanza foriana allarmata dal progetto precedentemente presentato dai privati, che tra l'altro prevede anche due ampi terrazzamenti, una discesa a mare che è stata proposta con la giustificazione di rendere accessibile l'arenile ai diversamente abili. Ma in tal senso bisogna sottolineare che una strada, seppur in parte privata, già esiste e giunge sino all'ingresso della spiaggia, ed è questa che potrebbe essere utilizzata dai disabili. Con le nostre telecamere ci siamo recati a Cava dell'Isola per immortalare i lavori in corso. Oltre a Bobcat in opera sull'arenile, così come ci avevano detto alcuni cittadini foriani, in lontananza abbiamo notato sul costone due operai intenti a pulire l'area circostante, la zona dove quest'estate i privati avevano tentato di realizzare l'accesso a mare, area che fu messa sotto sequestro. E se, come diceva un innominabile politico della cosiddetta Prima Repubblica, a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina, la speranza è che su quel tratto di costa si faccia solo pulizia in attesa della messa in sicurezza. Intanto Domenico Savio, consigliere comunale del PCML, che nelle settimane scorse per le strade di Foria ha tenuto un'importante manifestazione di protesta per chiedere all'amministrazione del Deo l'immediata riapertura della spiaggia di Cava dell'Isola e bocciato con forza ogni ipotesi di realizzazione di una discesa a mare da parte dei privati, sul suo profilo Facebook è intervenuto proprio sull'inizio dei lavori che in questi giorni interessano il costone che sovrasta l'arenile. Stamattina mi sono recato in municipio, scrive Domenico Savio, dove ho chiesto al responsabile del settore competente che i lavori di ordinaria manutenzione e di messa in sicurezza delle scarpate già parzialmente o interamente franate avvengano sotto il quotidiano controllo dell'ufficio tecnico comunale e ho avuto garanzia in tal senso. In effetti, sottolinea Savio, deve essere solo realizzata una pulizia preliminare della pendice mediante disbosco della vegetazione e distacco delle porzioni instabili del costone sovrastante la spiaggia di Cava dell'Isola. Ogni altro intervento di definitiva messa in sicurezza del costone dovrà far parte del progetto definitivo, che dovrà essere approvato e ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, a partire da quella della sovrintendenza. Comunque, chiarisce il consigliere comunale del PCML, non dovrà esserci nessuno stravolgimento ambientale, così come nessuno pensi di poter realizzare nuovi terrazzamenti sulla sommità del costone che sarà messo in sicurezza, né tantomeno creare un accesso privato alla spiaggia, così come è stato richiesto. Il gruppo consiliare di Forio del PCML, si conclude la nota di Savio, svolgerà un costante controllo sull'esecuzione dei lavori in corso.